is our procedure. So, SOC is quite simple. Next is the new BIOS support. The BIOS exception handling part has to be extended a bit to allow Linux to support multiple processes. It's related to the exception handling part. Okay, next we have the Jupyter distribution, which is the most complex part here. Interprocessor interrupts, per CPU interval timers, and atomic instruction should be very noticeable. Okay, processor setup. At machine reset time, only CPU 0 per CPU is targeted. So they want to know how can I obtain the information about the machine, which is the number of processors, and how can I start additional CPUs. So we have to issue explicit commands to start to get other CPUs running. And we use a set of registers, global G1 registers. One of them was the number of security system that we have registered, and the other one was the processor reset. So in the old MPS, when it's described in the manual what happens on the machine, CPU reset. So what the reset command does in a write to the reset register does, it does precisely that. It brings the CPU to its initial starting state, but to allow some customization into the CPU starting procedure, it allows you to set the starting program, which your CPU startup function in the kernel and the stack. As you'll see later, there's a nicer and much easier to use interface, which is the same effect. Running a target CPU item in the reset registers triggers out a CPU reset, and the CPU starts running at the other specified. Good to see with the stack pointer, so mix register SPs set as a good point. So, and that's all there is to it. If you're familiar with the CPU utilization startup procedure in real hardware such as Intel, it's much more complicated than this. So, So you have to reset the processor to start back at the beginning, but you can reset the processor more times when you need it. Yes, you can. Including processor number zero, the processor you can, which started from the beginning. You can. You typically won't do that. Once the CPU is up and running, you might want to shut it down. You might want to enter a standby state. If you reset the processor, it starts up. Mm-hmm. So how can you shut it down? You can shut down because you can cause it to halt. There's a new way instruction. Okay. Because I haven't got any explicit shut down. So you know the code with the way to instruction. Attention the way to the power. Exactly. But the register address space in all of this register area is extensible. So we might have explicit CPU halt instructions, mm-hmm. commands and so on. Or even instructions, less like. Okay. The BIOS. As I said, the BIOS had to be multi-processor aware.
to do that, it has to rely on the OS overview. It had a space in a special area for the ROM reserve frame where it loaded new processor states on exception and saved local in particular. Since we want the procedure to be re-entered, we have to provide additional exception vectors. So it's an exception to the new old state processor areas for each additional CPU that we want to support in our OS. So it should be clear. The idea is that given that each processor is working independently from the others, each processor can create tracks or system calls because there are different processors running on each processor. So you can have the same memory state for all the processors. You need about one state to be loaded if the memory track system call happens to the first processor, another for the second, and so on. To consider what happens if CPU 0 enters or triggers an exception, what happens if the CPU starts running from a specific exception vector, which then goes on to state that the state into this whole state area. If there's an intervening exception, another CPU thinks so. Another solution would be to use explicit locking, but locking is not something you quite use using at this low level. It's for many reasons. So performance is one. It's not from the hardware point of view. It's not. You can't build, or it's very hard to build a structure where you have an inter-processor lock. Exactly. Each processor has its own locking system. And the more it's independent, the more performance you gain. It would definitely not scale at all. Maybe on a couple of CPUs. You said about the old state that decided if a brick and a tracker, another tracker from the other processor could, you can override your old state. But the same thing happens to the new state because you need to have different stacks. Otherwise, the second one overrides the stacks of the first processor. Okay, so how to simplify the CPU implementations of the streamer that I suppose you can start using it right away. There is a new function in the libmvs library. That deals with this hidden job of CPU implementation. So what it does in terms of bytes, it writes a reset command to the reset register. So it causes CPU ID identified by CPU ID start running, but at the same time. At the same time, it provides a way to initialize the processor with all the new state vectors. So, start CPU ID. Start state is the initial state. So, it's the initial state. It's again the state instruction. So, it's the CPU state. It could have been just an address of a function and
we provide a, we have to provide a full CPU state initially. And so it's the system is going to be the CPU bootstrap entry point. It's going to be a function in the kernel that initializes a CPU. And last, it's the address of the new old state areas. First CPU. So typically what you're going to do in your kernel, you're going to reserve as many new old state areas as you need as the number of CPUs you want to support in your kernel. And you're going to invoke a new CPU. It's asynchronous. The CPU returns to me. It doesn't do any synchronization. It doesn't wait for the CPU to actually start running. The reset obviously incurs some delay. Okay. So what you're going to have to do is you're going to have to use this function to trigger a reset. And then synchronize with the start CPU. You're going to wait, busy wait for time. Okay, internal distribution. That was the most complex part of this talk. Okay, in a multiprocessor system, we have a problem. We have a set of devices. We have a set of interactive devices and a set of CPUs. So, which CPU is going to handle interrupts from a specific device? An obvious solution, and one that's actually been adopted by much higher until recently, is deliver all of them to a single CPU, or CPU 0. And well, that's not so bad actually. From if you don't have, if you're not dealing with very high IO loads. So it's actually good that from a power consumption standpoint, it should be clear. If a single CPU deals with all interrupts and you don't have you have a low system and IO loads, then the other CPUs can be idle and save power. But for performance, that's about. Okay, so recent interrupt controllers still find in the Intel Optic IO Epic architecture and ARM GIC they provide a mechanism to map specific IoT interrupts to targets. Okay, so and there's two reasons why we want to do that. One is to balance interact handling across CPU, so you can maximize your cores. So a single CPU doesn't handle interrupts disproportional amount of time. So it doesn't become a bottleneck. And the other is interrupt affinity, which is related to cache activity, actually, cache locality. You bind a specific interrupt on a specific device to a CPU, hoping that enough of code and data related to your driver. Your driver is cached so that you end up with having lower latency flux or something. This is of course all theory. I'm talking in general about what motivates interrupt. And if you're curious, in Linux there's a system in the program called the IRQ balance that does exactly that. It monitors whatever interrupt system activity and
tries to spread the interrupts across CPUs in an overflow. And an overflow depends on the IO, which is IO that's going to steer all interrupts to a single CPU. To optimize power consumption, it tries to maximize interrupt affinity. Yes. I don't understand the thing. We have a set of interrupt given always to the same processor, or we have the handler which always changes the processor. So far, I've been talking in general about the interrupt distribution. I'm coming to the part that he is not talking about which is the implementation in MicroMPS 2. He's just giving an overview of which are the policies currently in use in RealHardware or. We talk about Linux, so in common operating systems. Yeah. Now he is moving to describe which is the implementation in MicroMPS 2. So how does it work in MicroMPS 2? Okay, so we can specify interrupt per single interrupt source. Or interrupt source is a single device. We have 8 devices per interrupt line and 5 external interrupt lines plus an external timer device. And so that's it. Is this overkill? It's not really, because if you want to support the second optimization interrupt affinity, that's what you need. So you want all your interrupt handlers, interrupts to be interrupts. That means line I device J to be handled by CPU. But the interrupt timer can be shared. That's the global interval. Okay. And this will support it. So we have. So there will be other interval timer per processor. You have the per CPU interval timer. Okay. And a bunch of time timer. Okay. So no, that's the situation. It might seem like overkill, but on the other hand, I should mention that. It's as per default that to register we specified it mimics the old machine. So it's fully backward compatible. So that's per default. All interrupts are routed to CPU 0, so you shouldn't worry too much about it. If you find any of this too scary. Okay, so we have two types of interrupt distribution and a static one and a dynamic one. So in the static one, an interrupt is statically assigned, so up here to a CPU. You might periodically readjust it, but once it's assigned, that's it. So, and the other is the dynamic one, where there is a priority-based distribution. We'll see. Well, those two are actually designed to support balancing and affinity, respectively. In reverse order, sorry. Okay, let's see what they mean. I should mention that an interrupt is always delivered to a single CPU. On most real systems, most real systems support this kind of interrupt distribution. You can actually route the interrupts to multiple cores and then rely on the OS to resolve conflicts itself. Well, that's way too complicated, so we don't support it.
So once the microprocessor is here, tolerance certain CPU stays there. Okay, so how do we program this interrupting information? There's a new structure, a new set of device registers in the device register area called the interrupt routing table here. And as I said, each register in this structure, each element table controls the interrupt delivery for a single interrupt source. This is what this structure looks like. We have a block of 8 registers for each interrupt line. There's a bit of filler space to have a 4 interrupt line number 2 for just a single device, and just to have nicer alignment registers. So it's easier to calculate. An address for specific entries. So for instance, I specify interrupt delivery policy and destination surrounding information for device at interrupt line 3, device 1. It's located at element at register 3 minus 2, so it's the starting interrupt line plus 1, 3 minus 2 per times 8 plus 1. That's going to be the element times 4. It's nice. Okay. So what does each of these elements look like? The RP and report. We have two fields. RP is the routing policy and corresponds to one of the distribution types and it's a single bit for now. It could be extended in the future, but it's okay. 0 denotes the starting point for the one and the end. And destination is the target, the CPU target. It's internally either as a mask or as an absolute CPU ID. We'll see later why it's so. It depends on the routing policy. So static one. Static. Okay, we selected with RP 0. So with the static routing policy, does the interrupt? The interrupt is always is delivered to the CPU being specified in the destination field. And here is an example. So this is what a typical entry in the routing table will look like. So 0 denotes static routing policy, and that's our CPU ID. That's 1101, that would be CPU 30. Given it's a single bit RP, yes. Why did you get bit number 28 and not 31? Accessibility. Okay, so you think that in the future you can have a 3 bits filled? I could, plus it's a nice boundary. Right? Okay. And the other curiosity is for the dynamic distribution of interrupts, so you say that you choose the CPU running the task a lower priority. Okay. What do you mean by priority? We're coming here. I think it's the very next slide. Mm-hmm. Yes. So, dynamic distribution of interrupts is RP1. First of all, in this mode, in this distribution type, the destination field is converted to a CPU mask. That should be very clear. So one denotes the CPU is in the set, 0 is not. Okay. So bit 5 is
destination for a process situation. Okay, so to answer your question, interrupt is related to the CPU running the lowest priority level. So what does it mean? Well, the hardware has no really conceivable way of knowing what the priority is and what the task priority is. So it relies on relies obviously on the OS to specify and update appropriate tasks. The execution priority of the CPU in question. And the OS does so by updating a register called the task priority register, which is provided per CPU. So what we typically do when you're scheduling a process to run, you update the task priority register. When you're running in the kernel or servicing an interrupt, you also update the task priority register with whatever you think the current level is. The number of supported priority levels is 15. It's only 40, which is quite reasonable. It's a hardware-based mechanism, so you can't really expect an unlimited number of priority levels. Okay, ask if the Unix niceness values lower is better. So zero represents the highest in the lowest priority. And so what happens when there are several CPUs running at the same priority level, maybe the lowest one? Okay, yeah, that's the implementation uses a round robot mechanism, so it's a simple rotating counter. So it works quite well. It's going to happen rarely. If you happen to use this dynamic distribution mechanism, you're also going to keep it updated. You're also going to update the current levels of your CPUs. So it's not something that you can expect to happen very often. But when it does, You could also keep the priority of all the protocols the same, and so you get just a round robin mechanism of distribution for interrupts. You could, but it's not exactly clear what the gains of such a thing is. It could actually occur at the moment. For sure, it's better than having just one processor managing all the processor with it, because it's a bottleneck. Yes, it depends. Yeah. It all depends on the system. In a real-time system, you wouldn't want that random distribution. Okay. In a real-time system, your real-time task with the time maximum priority and with you can handle it just on some other CPU. So. Okay, here's an example of the dynamic distribution. Okay, so we have a quad core system and assume that the current priority levels are 2, 15, 3, and 0. So we're going to force it to 0 to 3. This is what an entry in the IRP is covering. We have a CPU mask that selects CPUs 0-1. Sorry, 3. And 0-1 is 3. 0-1. So where is to which CPU is the interrupt going to be cleared? Busting? One. Alert is level. So? Like usual, make your bets. Who bet for 0, who bet for 1, 2, and 3? Raise your hands.
one bit of surface can It would be if it was selected by the mask, it would be a little bit too significant. Sure. So it's 2. Yeah. So it's going to be CPU 1 because it has So you get the subset of CPUs as denoted by the mask, and among the CPUs selected by the mask, you get the maximum value, numerical value, for priority, because priority gets stored in the reverse way. So the lower the number, the higher the priority. Yeah, there's a question over there. The lowest priority is the only zero. Yeah. No, the highest priority. So sorry for you, but that's the part that is very convenient, the part of the unit heritage. But part is also there's a much more subtle reason. It's interrupt lines although there is no built-in priority mechanism on the CPUs, there's lower interplanes service higher priority for faster devices. So lower inside, and it's less for hardware. Interprocessor interface. What are they and what are they used for? Interprocessor interfaces are software generated interfaces. It's a program that trigger an interrupt by an explicit command. There's quite a good analogy with POSIX signals. POSIX signals are user interface mechanisms. IDs are covering, but they are almost used for the same kind of thing. They're used for signaling notification, asking for attention. So it's a form of interprocessor signal mechanism used by CPU to receive attention from others. And here are typical uses, rescheduling this. So that's quite a common scenario would be, or common, conceivable, plausible scenario. Some CPU services an interrupt which causes some task to become runnable. And that task is its affinity is set to some other CPU. So the target CPU to start running the other task immediately. So and the other is quite interesting, it's TLB consistency or coherence. Why is that so? I'm sure going into some details or not. Okay, I might. When you're implementing a page, the demand page of OS, you're only going to share page table entries across TLBs of different CPUs. So when you invalidate a specific entry in a table, you want all TLBs to take notice of the validation, so otherwise it's not a problem. And as it happens, no commodity target, no commodity target that I know of that implements any hardware mechanism that fully so this TLB
against code. So unlike CPU caches, they're coherent and consistency in almost a transparent way, dealing with not so. So there's not something like a messy part. So what we wanted to do is to notify all other CPUs or subsets of CPUs of a PKD validation and ask for waiting for acknowledgement. It depends, but anyway, that's where the better, because if there's a mechanism comes in. Okay, so how does it work in MicroMPS 2? Each CPU can have multiple bits pending at the same time. One for each other CPU. Okay. So each CPU can have at most n minus one pending iterates IDs, where n is the number of CPUs in the CPU. But only one EP can be acknowledged at a time. And there is no such thing as automatic ACK mechanism, delivery status notification for the sender. You have to rely on the situation. What you're going to use is another proposed interrupt or just a shared memory. And each EP carries a message field. And that's provided for your convenience. It's a useful feature that could simplify synchronization. So dealing with interprocessor interrupt is not exactly very things like deadlocks are quite common. So having a data field having a data field carried by each interprocessor interrupt allows you to plausibly have less working. Yes. Can you repeat the last part? Not just the last part. The data? Okay, so I need to process interesting. So what is it? It's a notification. I'm interacting CPU 0 is interacting CPU 1. It's notifying CPU 1 about something. And it may well want to provide a data field that CPU 1 can do read to specify the reason for interaction. In POSIX signals you don't have any kind of message attached to each signal, but here we provide a message. So let's go back to the common use case. So a typical, let's say a message would be, it's a bit hard to think about, evaluate your game, flush your game. So an alternative to that, of course, is just to use shared memory representation. That's the message is not interpreted in any specific way by the hardware, it's just a convenience. So how do you trigger? How do you issue interrupt? There's a pair of edges conveniently named inbox and outbox. You write
the trigger and issue by writing a command to the output text. Or a message is the thing. So it's an HTTP message. And the sequence is a sequence box. It's, it works in exactly the same way as the destination thing of the graph table. So, sequence space selected here. What about the opposite? How do you acknowledge appending? By the way, I forgot to mention that thing. Yeah, I did. Interprocessor interrupts are assigned to interrupt line one in MPC. Which was unused. Which was used for software interrupts. Ah, okay. And the nice thing is that interprocessor interrupts are a kind of generalization of the same thing. So instead of interrupting yourself, you're interrupting yourself. Self on another post. So yeah, that's the only compatibility between micro MPS 1 and 2. The interplanes 0 and 1 are reassigned to CPU timers and it shouldn't cause an inconvenience. So very unlikely. So the interrupt line number there is both for the global interval timer and the CPU timer? No, the global interval timer was assigned always to line 2. Okay. So you see output things. So how do I I retrieve the message by reading the message field. I also get the sending information. The CPU that the IPE originated from. It's also something you could do VR, but it's there. And I acknowledge appending APX by writing explicitly the image. Zero render. It's immaterial. Okay, the timers. So, in an SMPOS, to simplify your task scheduling, you would like to have multiple timers for obvious reasons. It's entirely reasonable to have just a single timer. The main system operator, but having a perfect view of our time allows you to handle time slices on a perfect view basis. You may just schedule a task on a specific CPU and program appropriately the time. Their behavior is exactly identical to the external timing of any device. But they're not mandatory. In fact, they're disabled by default, and that's for a backward configuration. I want to do the system to continue running and. You have to explicitly enable the own CPU timer with the timer enabled, which is in the quite fast status register, CPU 0 status. It's a single addition to the status register, by the way, and it's also record compatible. It was an IDE to do. So when the status CPU is not on, the CPU timer, the first CPU timer will not generate. So I will
it represents an RSID with line 0 and the local timer to line 1. And how do you program with the timer? Well, since it's a system on CPU device, there's a new register. There's a new register in the CPU register called timer that you write in the from. But other than that, it works exactly like the bus is going to find it. If someone is familiar with contemporary Linux CPUs, they also provide some interface to an old CPU panel. But they're called counting pair register, but for conforming with the external panel, we provide just one. Okay, the last part, atomic instructions should be the easiest to you. Okay, a bit of history so believe it or not, the CPU, the R3000 R2000 CPU that MTS implements, and that was the first commercial piece. Implementation did not include any atomic instruction in the instruction set. Later, it was include a pair of instructions of the problem compared to so far, and they're called the voltage store condition. And they are used together to implement an atomic sequence, a remodified right sequence. And the way it works is the first instruction, the ELL, implements a load of memory, but it also does some internal bookkeeping. It registers a load in that memory location. And the subsequent store, a special store called store conditional, succeeds only if no updates, intervening writes refer to the memory location. But actually, that's what's described here is called sometimes in theory is called ideal load link store condition, but no real CPU function implement that. They implement a reset of the instruction is a bit problematic because it fails in many conditions, such as writes to the same page boundary, within the same boundary on any exception, but it. So that was what needs the modern Linux to do in case anyone is familiar with that. But what about other systems? So what about the modern system? Well, it happens to be that they provide one of two. Either the discussed LL and SC discussion. These are basically all the risks. All very recent things that power PC are and the other part of the world implements comparison. They're not exactly part. I mean, they are theoretically very similar. They are able to express. They're able to implement with them the same kind of wave free what is called. In case anyone is interested, it's called consensus number, maybe for the they have the same consensus number, which is the instruction are equivalent to the test and set. So the problem is in implementing the test and set. The problem for RISC machines is that given that they have to implement everything in hardware, they cannot access the memory twice by one single instruction. So this is written because they needed to split test and set comparison into different instructions.
The first one loads data from the memory, and the second one does the store part of the instruction. The problem is, how can the atomic condition be preserved in such a way? So they implement tricks to in such a way, the second instruction fails if something may have happened in between. So if it fails, you have to try it again. Yeah, if someone is familiar with MACI, the protocol cache, coherent protocol, invalidations and line state. So, okay. So yeah, one of them was supposed to be more in line with the risk principles and a bit more scalable, but things are in the not exactly very easy. So, okay, here. We choose to implement a comparison scope, unlike the rest of the main scope. We diverge. And the reason is, the reasons are quite much. By implementing the comparison scope, we can easily rely on existing comparison scope or load the circuit of conditional, which is on a real, on a real. So that's all the mechanism to the implementation of the pipeline. So what are the semantic costs that will compare? So I think you should have seen it, of course. Write to a memory location specified by P succeeds only if the current value of the memory location is expected value. In that case, it gets overwritten with new value and one is returned as a return instruction. Otherwise, the zero is returned to the failure. Okay, an alternative form of cast which you will find in the x86-64 instruction set for the CMP-CHG instruction, it returns the old value. In any case, so that's a syntactical difference. Okay. So there's a new instruction set. There's a new instruction in the instruction set, but it's inconvenient to use. It's not really a means to write instruction. So there's a ACTH wrapper in the QMPS library, which looks exactly like this. It involves the machine instruction. And here's an example of the atomic key current using the bus. Okay. I think that's it. Yeah. I'm sure there are things I forgot to cover, or I'm sure there are things that I should have covered, but I haven't. Okay. Can you please come back to the overview? Yes. Just one on this. So you get the value of the explanation of the atomic increment. You get the value of the shared and of the shared variable. Yes. And so you. Incremented, provide the value has not changed in the main value. Okay. Let us look up a good paper. I wrote it last night. Okay, so you want to go back to something? To the overview. Okay. Just. Okay, the second slide. Okay. So. The main design principle of this extension is backward compatibility. But there is a second one which is from the software, it's not on the line enough, which is
the incremental difficulty of the task. So, look at these six features. You can, you don't need to add all the features at once in your project, but you can start by adding some feature, each feature at a time. So, interdistinction, you can leave it off for the first implementation. So, all the interrupts get routed to the processor number there, the one that started at the startup. Interprocessor interrupts, if you don't use the virtual memory, you don't need it. Yes. So if you're using them, it's likely that you're doing something public. Yeah. So I would start by, okay, you need a common instruction to put in to synchronize them and to create critical sections among the processes. You need to unsecure interrupt timers because you need the time slice per CPU. And then you need to start the process. So you can, if you want to, because it's not proposal, it's here to provide the project, including the support of multiprocessor machines. But if you want, you can start, once you have finished the standard project of multiprocessor, you can try to add the multiprocessor support by adding 0.1, 5, and 6. Okay. What is there number 2? The potentially the exception to the professor exception that the new areas have to be shared in between processes. Now it is just the share is not the location where we could all the new area. So and then you can further improve your project by adding into this feature. For the multiprocessor phase 2 project, you can leave point number 4 apart. If you like, you can do experiments, and it will be appreciated. Both personally and in a way quite good. Okay. Other questions? You want to make a cake? So it's about to, we are about in the middle of the lecture, so it's time, my phone is also ringing, so it is time for a 5 minute break. You can meditate, and at the end of the break, you come back with a bunch of questions. During the break, there was a annual question we did not answer good. So, where are all these information available? The answer is, there is a document, a kind of delta document, which extends the micro, which is not published yet, but will be published very soon. It is given to me the latest version, and I'm going to publish it in the, and I think in the next week, in some of the where we put the cash flow according to the other documents, okay? But as soon as you give the question of me, I will publish it in the directory. Are there other questions about this? About what we have presented today? In any language, if you
to us in Italian. What about your opinions on the MicroPS? What did you find usable? And I had really no idea of how many people use it before. So it's an advantage now for us. You mean MicroPS 2? Yes. How many of you have used MicroPS 2 to carry on with the phase 1 project? About everybody. And the opposite way around, and MicroPS 1? Nobody. Alright, there is somebody that never raised his or her hand. So I'm curious what he or she assisted. Okay. The remaining part, either they did not take part in the phase 1 project, or they wrote their own emulator by themselves. Much important. Let me add a comment about the Kamisov is doing his work as his thesis. So this is an example of top level thesis for the 3-year program. If you want, there are other thesis of this level of complexity. I know, they're worth in terms of great of points for the degree, fine grade, it's not so much, but it's a business card for the job. If you go to an employer, and say, look what I've done, and you put on the table a word like this, that then unroll the right capital from you. Okay? So this was the suggestion by me. You can decide if that you prefer to spend the last time to do the tests and doing something else. But if I were you, I would spend much effort on the tests because it's important. Okay, other questions? Knuckles. Usually there are no questions in two different situations. Everything is completely clear or not. I hope that somebody of you will join the invitation to try the multiprocessor implementation. The conference of the two instructions load the link and store conditional as they expertise just to show you which is the situation on a real mixed machine. Another goal of the project is to give the students as much reality as we can by preserving the educational purpose of the project. So instead of implementing the real mix of instructions, he redesigned
to implement a simpler instruction, which is different by the real needs implementation, but it is easier for students to implement the process. What has happened? What's up? So, anyway, compare and swap CAS. It first tests whether the value in a specific location is the one you expected. If it is the one you expected, it changes the value to a new value. And there occurs one. Instead, if the value in a specific location is not the one you expected, there occurs a error. So if you want to use it as like the test itself, you do the same you do with the test itself. You can. Critical section enter, and you say that if it's the location mutex. For example, we say if it's clear, the critical section is free, if it's one, it's busy. To return value equal to CAS address, maybe you can read on the side. Address of mutex. If it is 0, change it to 1. Y array equal to 0. If it does not succeed, continue looking. At the end, you can just put it on there. So, but the reason that there's a reason why I chose compare and swap their approach. So one is the implementation difficulty that most real architects should care about from my compare and swap, so I can implement compare and swap in terms of compare and swap. It's easy. And the other reason is the kind of role standard. It's not true that all these atomic variants are equivalent. They're equivalent as far as you can implement lots of logic. But there's other problems in terms of weight-free structures. So the history of this atomic instruction is early architectures like Spark, there is 7, 8, 4 as an example, and only the two classic testing are write a byte and get back Spark 9 has a castle, and so did Benji's. As I said, it's their cast and logic for traditional part are the same class, the same expressive class of instructions, in that they are a lot of different kind of weight-free, log-free. Algorithms that are based such as atomic
change the fastest passing set or fetching out the neuron. It's an interesting result. There's a very, very readable paper from 1991. It's called The Weight Free Synchronization by Maurice Herold. Just search for weight free synchronization. Be greater in the details. I still have a doubt about the data on the handling four devices. The number, the close number two in your. So, please. How do you do l'impatto sono generati dai dispositivi quando finiscono in digitale per fare attivare l'operazione di digitale ci pensa il processore che decide di usare quel device, poi come fare in modo che due processori non tentino di usare il device contemporaneamente, quello lo parte dal sistema operativo e quindi la parte di attivazione dell'operazione del cloud. Gli interrupt avvengono quando finisce nel cloud, quindi quando il device, e a questo punto il device è una cosa staccata, è una cosa esterna a questo gruppo di CPU. Pensate al processore multicore. Il processore multicore è dentro la sua scatola dell'unità sensore. La scheda internet è fuori, su basso, ma non è entrato. E a quello che core lo mandiamo, allora avete realmente avete tre possibilità in mezzo, direi quasi quattro. La prima, lasciate tutto invariato e così è compatibile con Minecraft PS vecchio e vi danno tutte nel processore zero. Seconda possibilità, voi scrivete quella scheda di rete va a questo processore, però la scheda di rete va a quell'altro processore, il disco qua, mettete come un patch file, una volta c'erano i telefonisti che attaccavano le cose, ok? E allora arriva l'interrupt e viene installato automaticamente, seconda possibilità. Terza possibilità, dite la maschera dei processori cui volete che vada quello e farà round robin, oppure stabilite per ogni processore dal sistema operativo man mano tornando in campo della priorità di quello che sta facendo e arriva l'interrupt e sceglie quello a più bassa priorità. Quello che sta facendo la lavoro a più bassa priorità concettuale, che sarà la più alta in numero, perché la priorità è un risultato di numero centrale, basso numero alta priorità, quindi se cerchiamo la bassa priorità cerchiamo quello massimo numero, se trova più processori che hanno il numero massimo, bravo, ok? Prego. Quindi la priorità della CPU succede la priorità del cluster? La priorità della CPU è un numero che gestite voi, cioè se non mettete niente è zero e rimane zero, inizialmente zero. Voi poi nel sistema operativo dite adesso sto facendo carta su collection, quindi metto un numero basso, se mi interrompo adesso non succede niente. Adesso sto facendo la rendering per frame video. Vado a vedere quanto riuscire a fare un sistema operativo su Minecraft PS2 che rende i video, va bene, ma poniamo teoricamente la fase 54. Ad
questo punto, no, fino a 42 prima di te, a questo punto mettete a quel punto, a quello mettete una priorità molto alta, 0, 1, in modo che se proprio non c'è nessun altro processore a cui rompere la scatola, arriva qua questo entra, se no viene diventato ancora. Ok? Però che anzi è 1 a 1, cioè nel senso un interrupt di processore. Quando arriva l'interrupt viene assegnato a un processore. Al massimo. Questo è. Che poi questa anche terza. Se anche potresti anche non dirigere il suo processore. Ah, solo se metti una maschera vuota. Ok. In quel caso dici perdo. Altre domande? Avete cominciato a guardare fase 2? Perché in fase 2 non sai che ci siano anche vostre osservazioni, magari anche vostre proposte di cambiamenti, miglioramenti. Non deve essere semplicemente un treno pensando di essere un team che sta sviluppando questo kernel, non è che è fatto da uno che adesso deve fare e un sacco di gente che implementa e stabilita. Chi implementa manda anche indietro dei commenti su come si potrebbe fare meglio, cosa si potrebbe aggiungere, come uno mette la propria personalità nel codice che scrive. Ok? Quindi mi aspetto che ci siano. E per quanto riguarda la parte parallela, è tutta l'estensione che inventate voi. Ok? Non ci sono altre domande? No. Ok, this is English. So you might be, I have to say anything about the implementation user interface. So not the internals, not the implementation user interface, about the program itself and the way the debugging facilities, how they relate to the multiple CPUs. But fortunately for you, there is not much to say. Quite straightforward. It's I could also show you okay, so it's in some ways similar to debugging multi-thread programs in modern debuggers. Only some things don't quite make much sense in that market yet. For instance, when you have stop conditions, they are like global stop conditions, right? When a CPU is stopped on a breakpoint, the machine is stopped. So it causes all CPUs to have to pause the condition. So it's incorrect, and that's the only way it makes sense. And as far as the interface itself is concerned, it's quite helpful that. It gives you enough information. It's easy to figure out which CPU is stopped where at any times and which CPU is stopped at a breakpoint. In the breakpoint case, you have an associated victim CPU that's stopped at a breakpoint and same for suspects and so on. And that's not one thing. The other thing is more convenient, but quite useful. But if you haven't to run and debug for long periods of time on your OS, and you run it on an 8-core system, I mean, virtual 8-core system,
The interface itself is the perfect setting. So user preferences are persistent. In the sense that if you're lucky enough to roll one of those big 13 screens, you can adjust the window layout on the fly, and the program remembers the setting from session to session. Mm-hmm. And so what else? That's it. So, the mapping on MOOC core system is after, as it's after to the back multi-threaded programs. Yes. So let me point out that first you have a window first view. Breakpoints suspected, suspicious to various are breakpoints are global. So no matter which processor runs into the breakpoints, the whole system blocks when one processor reaches the breakpoint. At that point, you need to understand that you have eight processors. The whole system blocks. Who is responsible for this block? So you have to show in one way, which is you name the victim. Yes. Yeah. The not the victim, the responsible. But also, I need to accept somebody who is disabled a clip from one side to the other. I forget to say. Okay, and what there is a user interface, kind of a manner to say, is it the processor? You have the processor in a sort of gradients, so it's a major. So both in the breaking trees and the processes, you have the speed of location for the CPU. If it's stopped on a breakpoint, it says so, and it says on which region. Mm-hmm. And conversely, for each breakpoint, it says if a CPU is stopped. Mm-hmm. So. The other point is that if you have 8 CPUs, you end up having a lot of windows on your watch, the workbench. So you need a lot of time to allocate all the windows to have everything fitting on the screen. So if you need to do this job all the time to restart the machine, you end up losing a lot of time. So it has implemented the assume in such a way that when you restart the machine, it remembers the position inside of all the windows, so that it's easier for you to restart and start the debugging meeting. Okay. That's so important. Okay. Thank you very much for your participation.
it's true. If you look, I can put in the unit and use this. Put the license in it. I didn't say. Have always put the license on the document, on the documents you create. Always. I was saying that if you have questions, you can write Thomas Law. Or on the newsgroup, you read the newsgroup? Yes. Okay, so here's the listening on the newsgroup. So you can have clarifications, you can have answers. Anytime you step into a problem. Okay. All right. Mi ricordo una volta che, siccome avevo vicino a una persona italiana, a una conferenza ho detto let's go, dai. Ma dai voleva essere quello italiano. E se non ho fatto che non ho fatto di posto. Vabbè. Va bene, allora, dicevo, perché non si vede? Perché non è attaccato il mio computer, è semplice. Dove è finito il... Allora, questo non serve a niente, anzi da qua devo far partire, che non ho fatto partire l'interfaccia per condividere i lucidi. Allora, andiamo a vedere. Io proporrei di fare una cosa, di prendere gli esercizi di prova pratica e li facciamo a riposo, anche perché oggi non credo di fare questo e sono convinto che gli ultimi che ho fatto mi ricordo meglio di quelli che ho fatto 4 anni fa. Quindi andiamo dall'ultimo a riposo. Sono sempre, ora te li faccio vedere, scusa. Ci andiamo. Cioè, sistemi operativi, attività di laboratorio, prova pratica. Mi vedi qua? Andiamo in fondo. Siamo già in fondo, sì. Vediamo cosa ho fatto fare ai ragazzi a febbraio.
Allora, scrive un programma reattiva che lancia un comando con i propri parametri. Se il comando termina correttamente, quindi l'exit status è 0, l'esecuzione termina, altrimenti il comando viene rieseguito. Tutte le volte che il comando termina con exit status diverso da 0, deve essere riattivato. Questo è un programma utilissimo. Pensate di avere un daemon che non può non essere attivo. Magari talvolta per qualche cosa non prevista va in errore, e questo quando va in errore lo indica. Come si fa un comando del genere? Come si fa a fare? Questo non è come il gioco. Ci sarà exec, ma non solo exec, perché exec, come fate un exec? È una porta, quindi porta exec, quindi avete il padre che sta a guardare il figlio. Il figlio esegue quel comando lì, a fianco, e poi fa un await il padre, e se per caso nel await si accorge che qualcosa è andato storto, e come lo fa quando la sospetta si è arrivato da zero, fa ripartire il comando. Una piccola accortezza, almeno per il debug, ma è meglio averla sempre. Io, se qualcosa è storto, ci metterei in attesa di qualche secondo prima di riattivarlo, perché se il programma non funziona vede sempre tutto storto, lo attiva, 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 ok? Quindi è meglio ottenere durante il debug almeno le cose più calme, in modo che questo tipico esempio di esame normalmente di causa avremo uno che dice mi sa che è andato tutto, ma perché ha fatto un loop di porco e non si è accorto che non stava aspettando niente, e questo è il sistema di processi in un colpo solo. Allora vediamo. Dovrei ricomprare una tastierina wireless. Tempo fa l'avevo fatto l'esperimento, quando si fanno queste cose, di prendere, attaccare un Bluetooth e dare una tastierina wireless a qualcuno. Adesso lo scrivi tu, ok? Devo ricomprarla. Quella che avevo in questo momento è attaccata al sistema che ho in sala, perché così lo uso da telecomando, mentre, perché non esiste più la televisione. La televisione è un computer. Ok, allora andiamo a prendere il, non l'ho fatto partire, quindi prendi il terminale, quello condiviso in rete, cd icecast cat memento, e la terma qual è la terma? Non riesco a leggere un tubo. Questo. Ok. Allora, int main, int argc, java star argv, ok? A questo punto cosa devo fare? Mm, 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 mm.
Allora, vi consiglio, quando fate la prova pratica, prima fate funzionare le cose e poi mettete a posto i controlli e tutte le belle cose. Io vedo qualche volta degli studenti che hanno perso la gran parte del tempo a controllare che passassero quattro parametri e non tre, che il parametro fosse numerico, non alfabetico, e poi mancava il corpo del programma. Quello è il zucchero, si mette alla fine. Allora, quindi facciamo la maniera più classica, poi vi faccio vedere anche l'altra che a me piace. Voglio mettere prima il padre, poi il figlio, quindi il padre è quello che ha il piede del figlio. Anche qui dovrei controllare caso minore di 0, per ora non lo faccio. Perché ok, qui ho fatto il child, che cosa deve fare? Ma come si fa a eseguire un comando passato col parametro, con tutti i suoi parametri? Ma c'è un modo molto comodo: voi avete il vettore dei parametri, avete la più di 0, la più di 1, la più di 2. Se voi lo scalate di 1, ottenete che quello che era la più di 1 diventa la più di 0, quello che era la più di 2. Quindi basta solo fare exec v p arv di 1 arv più 1. Ok, e a questo punto qui facciamo wait pid indirizzo status slip 2 int status perché a quel punto Argo, che cos'è, un puntatore? Sì, mancano le parentesi quadre. No, diventa il puntatore al campo successivo. Ok? Perché l'idea è che cos'è APU? È un elenco, questo punta come si chiama? Riavvia. Questo punta SSH, questo punta al parametro di SSH, così via. Se io invece di puntare a questo, che cos'è questo? Diventa lo 0, 1, sono 1, 0, 1. Quindi ho scalato tutto. Qui stavo per fare questo. Uh,
per evitare che mi vadano in uno nomina un comando che non esiste, corre il rischio che mi vadano tutte e due, che mi entri, perché io adesso voglio fare do while reindent, che cosa si vede meglio, e adesso vediamo la condizione del while. Ci vuole un po' di robaccia in cima. Sharp include standard.h, poi che cosa occorrerà? Standard lib, poi cosa occorre qua? Intanto guardiamo il manuale di WaitPid. Allora, WaitPid vuole PID status options, options se volete non bloccante, e per sapere l'exit status ci vuole questo view exit status. Allora, quindi lo mettiamo. Deve continuare a loopare se questo exit status diverso da 0. Ok, e la wait PID ha un terzo parametro che è 0. Vediamo se gli piace. PID non l'ho dichiarato, hai ragione. PID, T, PID. Se no. Expected punto e virgola before graph, linea 16. Cosa succede a linea 16? Ma anche punto e virgola qua. Ah, perché ci vuole un altro. Sysstabs e syswait servono. Copio. Incollo, intento. Ok, abbiamo reattiva. Ah, sorry, scusa. Abbiamo reattiva. Prima cosa proviamo reattiva con qualcosa di tranquillo, che finisca subito. Reattiva, no, punto barra. Reattiva ls. C'è qualcosa che non va. Perché no, funziona. Ci sono i due secondi. Cioè, mi dico perché non mi dà per tutto. Prego. Sì. Questo ciclo viene status, è quello che viene ritornato qua. Il figlio non esce mai da qua. Il figlio qua fa l'exec, quindi se per caso fa l'exec esce di qua. Quindi il loop esterno è solo per il padre. Il padre che fa la fork e questo cambia lo aspettare. Quando il figlio in qualche modo termina, prende l'exec status.
E se per caso l'active status è 0, continua dritto e termina il fatto. Se non è 0, l'esecuzione del padre che fa la fork fa un altro fork, e quindi il padre rimane il padre, ma viene generato un altro figlio che rilancia esattamente lo stesso comando. Ok? Ho messo un uguale perché la prima volta ho fatto la condizione la metti in fondo. Andiamo a vedere di fare qualcosa. Allora, per avere le due finestre, allora qua faccio, cosa posso fare? Riattiva VI, prova, mi piace? No, punto barra, ok. Ho sbagliato tutto, scusate che mi sono incasinato. Allora adesso nella finestra qua sotto PS X pipe grep prova, ok? Ora metto kill meno 9 19836, ok? Quindi uccido quel VI di sopra. Cosa succede? Cosa è successo sopra? Che è stato fermato, che non ha funzionato, perché? Allora incominciamo a vedere. Facciamo una cosa qui, per capire che cosa succede, mettiamo printf exit %d slash n virgolette virgola è una virgola e mettiamo questo blue exit status. Così vediamo in faccia questo exit status. Una prova possiamo fare. Un modo per far finire male un programma, provare a fare riattiva una cosa che non esiste. Sì, lo riattiva, vedete? Chiama, quello dice no, non esiste, e quindi vuol dire che lo... Perché? È quello che ho messo io. Il figlio esce, il padre che era fermo c'è nel wait, continua doppio wait, fa quella printf che abbiamo fatto adesso, loopa e riparte. Non riesco a capire perché il VI che sia stato programmato male, che se uno lo killa da zero, cosa c'è un altro? Questo è un programma che ogni due secondi guarda le cose, guarda che cosa sta succedendo, riesegue il programma ogni due secondi. È utile per esempio se volete vedere lo stato aggiornato di una directory watch. Perché 29? 19, 9, 9, 8. Exit 0.
non so, mi dà x0 se ho acceso. E allora ha ragione lui, perché torna a 0. Anche così da x0. Bravo, avrà cambiato nome. Mi dà 0. E allora questa prova non va. Vi hai? Se avete trovato avete fatto un programma a pieno schermo di quelli che usano Curses, e dopo aver finito il programma che è finito male non vi dà il prompt dei comandi, cioè non vedete ciò che scrivete, se voi senza vedere date il comando reset rimette a posto il terminale. Chi è che mi ha chiamato? Ok. Perché tra l'altro per vedere da vicino sono senza occhiali, poi non vedo più da lontano, quindi è il problema della miopia in età avanzata, che la miopia non fa vedere da lontano, ma togliendosi gli occhiali è come avere le lenti incorporate. Allora, cerchiamo un altro comando che dia qualcosa, SSH localhost. Vediamo. Ecco. Questo ha funzionato, vedete, l'ho killato e l'SSH è ripartito e mi richiede la password. Come mi ha killato l'SSH è ripartito e mi chiede la password. Quindi questo, adesso ovviamente non mi interessa, possiamo, questo è già una esercizio fatto, e fatto così voi prendevate già i 25 punti che erano in ballo per questo esercizio in un'ora e mezza con la spiegazione dell'errore, e così ci avete messo un quarto d'ora. Basta sapere dove andare a parare. Io di solito posso fare che a me mi faccio le scommesse quando parlo degli studenti. Quando vedo lo studente, io poi guardo i risultati, quando vedo lo studente che si mette seduto al suo meravigliettino grafico con tutte le cose apertute e qualche manuale come si scrive IF, a quel punto dico, vabbè, se questo riesce a fare l'esercizio è un miracolo, perché se anche per scrivere la sintassi di andare a guardare il manuale, hai voglia di finire l'esercizio. Ok. Va bene. Allora, vediamo cosa diceva inoltre questo compito. Bellino. Uno script bash che deve elencare i file di una directory passata per parametro. La directory corrente se non vengono passati parametri divisi per tipo come specificato dal comando file. Quindi invece di fare l'ls fa l'ls ordinato per tipo. Come lo risolvereste voi questo? Thank you.
cioè per ogni tipo l'elenco dei file di quel tipo, scritto l'elenco dei file che sono quel tipo. Io faccio un punto solo dei file, prendo il campo di del comando file che mi dà il tipo, allora, c'è qualcosa, cioè io faccio il problema è che se faccio file facciamo una directory ricorrente, ma questo può essere però a questo punto dovrei fare sort sul secondo campo, sul secondo campo ok, dovrei fare sort sul secondo campo type sort meno f due punti, devo guardare il manuale di sort, man sort dobbiamo dire anche il field separator, ecco, quindi deve essere una cosa del tipo file pipe sort meno t due punti meno e meno k2, ecco, vedete, me li ha messi in ordine unendo tutti quelli, l'ha messo in ordine sul secondo campo. A questo punto però, per avere quel track previous che volevo prima, io devo fare qualcosa per mettere prima il tipo poi l'elenco dei file di quel tipo. Non ho capito, per un flag? Quindi se io faccio file meno p b, per esempio faccio punto barra attiva punto c, ok, ma che cosa te ne fai di questo? Perché tu dici prendo file per file e ogni file metto il tipo, poi dovresti, cioè l'idea è che facendo così ho già le cose separate in tipo, nome e tipo, i tipi in ordine. Adesso se faccio uno script oak per esempio che legge il secondo campo, se il secondo campo è uguale al precedente stampa solo il file, se è diverso dal precedente stampa il tipo seguito dal file, ok? Quindi se io faccio una cosa del tipo oak meno, facciamo
una prova. If dollaro 2 diverso da prezzo int f dollaro 2 int f, no, questo non è parentesi. In no, che è la differenza. Printf per cento s due punti virgolette dollaro 2 e poi comunque printf ci mettiamo qualche blank perché deve stare più là per cento s reverse slash n, anche qua manca il reverse slash n. Virgolette, virgola, dollaro 1. Punto virgola. Vediamo. Pipe, oak, meno, f, meno, fill separator, due punti, meno, f, t.oak. C'è qualcosa che non quadra in quel... Non capisco perché quegli spazi all'inizio. Comunque, directory... manca qualcosa. Se... perché sennò lo fa sempre. Prezzo uguale dollaro 2, in modo che la volta prossima non lo faccia. Adesso si va a risolvere perché ha tutti quegli spazi, ma tutti quegli spazi ce li ha perché se guardate l'output di prima, guardate l'output di prima, cioè tolta l'ultima parte, cioè, quindi proviamo a mettere qualcosa nel mezzo, set due punti spazio asterisco set s barra due punti spazio asterisco con due punti, e facendo così abbiamo tolto gli spazi. A questo punto mettiamo oak meno fill due punti meno f t.oak e assomiglia molto a ciò che volevamo trovare, no? Adesso si tratta solo di mettere questo comando nel tuo scritto. Ok. Fare delle prove per vedere questo funziona, non so perché provo. Poi combinate è l'idea fondante di Linux che tutto ciò che avete per mano sono dei mattoncini, come educare per niente, mettete uno sull'altro, vedete come va e tutto bene. Ok? E così abbiamo fatto in 7 minuti anche l'esercizio 2. Ok? Andiamo a ritroso? L'abbiamo finita questa prova pratica? Esercizio 3 consegnate. Ecco, quell'esercizio 2 che fino all'anno scorso diceva fatto uno script bash, chi ha voglia di farlo in Python può farlo in Python. Ok?
esperti, insomma, non capace, cioè, a tutto. Scrive un programma che, facendo uso della getopt long, consente di eseguire un comando ridirezionando o no l'input e l'output. Questo è prima di tutto un esercizio di lettura di manuale, e usato la getopt long. E quindi si usa il top log, si va a vedere ma anche il top log come funziona. E poi bisogna sapere utilizzare il ridirezionamento. Come si fa il ridirezionamento? Semplicemente aprendo il file su cui volete ridirezionare l'input o l'output, e poi facendo una port 2 sul file, solo l'input o l'output. Allora andiamo a vedere, no, questo lo lasciamo qua, andiamo a vedere man getopt, no man, perché quello è il comando. Intanto sì, getopt long è lì, adesso con questi bei parametri è comodissima la getopt long. Vuole l'arc e l'arv, cioè quelli che sono arrivati come parametri, poi ha una char star, che sono le opzioni che volete riconoscere, e avete due parametri che sono un vettore di strutture option che dopo vediamo come sono fatto, e un puntatore intero che è long index. Andiamo a vedere. Tra l'altro leggetevi tutto il manuale, perché la cosa bella è che in fondo spesso ci sono queste belle cose di esempio. Questo è un esempio della getopt, vedete, voi dite guarda che io mi aspetto che ci siano dei parametri che n e t, se uno mette meno n non ha parametri, t invece ha un parametro, quindi questo vuol dire l'utente può dare meno t come un parametro. E poi vedete che fate un ciclo con la getopt, e tutte le volte vi prende un parametro, dice guarda che ha dato il meno n, e allora fate quello che dovete fare. Ok, e invece questa è la getopt log. Avete in mente che ci sono i comandi che accettano meno h, ma accettano anche meno help. Questa è la funzione di libreria che lo fa. Quindi vedete che avete la possibilità di avere add, append, delete e quello che volete. A questo punto come chiamate? Chiamate la getopt long, che accetta anche le opzioni brevi della getopt, ma in più avete le long option, che sono queste qua, e vi restituisce, alla fine dovete metterne una vuota per dire è finito, vi restituisce l'indice qui, oppure, e anche vi restituisce in questo parametro il quarto cosa. Cosa sono i valori? Sono l'opzione se ha parametro o no. Questo è l'equivalente, mi sono scordato il terzo che qui non viene usato. Che cos'è il terzo? Sono delle flag
Our thought return for a long version. Decidete se passare, come di solito non si usa quello. Comunque prendete una cosa comoda e prendete ad esempio copia e incolla e poi andate a vedere come funziona e la modificate. Ok? Quindi facciamolo, si riesce a fare qua. Dovrei fare. Nulla di. Fate man maggiore e così avete il codice, avete anche un sacco di altra roba. Però se adesso cancelliamo tutto in testa e in coda, lo indentiamo, vediamo che va. Allora adesso andiamo a vedere noi che cosa dobbiamo riconoscere. Meno come l'ho chiamato, in out, meno in, meno out, meno help. Ok, allora cambiamo il gioco e facciamo meno in un parametro e lo mettiamo equivalente a i, meno out un parametro e lo mettiamo equivalente a o, meno help senza parametri e lo mettiamo equivalente ad h, gli altri non mi servono, e come get up long abbiamo i due punti o due punti e h. Option index non me ne fregherebbe niente, ma ci vuole questo, non lo brecchiamo perché ci saranno gli altri parametri. Quindi dobbiamo fare i casi IO e H. Cominciamo dal caso H. Printf usage exit 1, meglio metterla a capo. I e O in file uguale opt arg, break, sono pigro, ok, quindi a questo punto questo non ci interessa se printf per cento S per cento S
I uguale A uguale in file out file, che mettiamo come cosa chara chitarra in file chitarra out file, anzi li mettiamo dentro, ma li mettiamo static, così sono inizializzati. Vediamo come sta questo. A.out, perché mi si piantava, meno h, e usage. Intanto è vero che ci vorrebbe usage e tutto il resto, ma intanto si fa presto a scrivere. Meno i ciao, si pianta, perché? Vediamo che cosa sta succedendo. Perché ha ragione. Perché dobbiamo uscire quando non ce ne sono più. C minore 0, quando non riconosce più fa così. Ok, vedete, input ciao, output null. Se faccio A.out senza niente, input null, output null. Se faccio meno i ciao, meno o mare. Ma se invece di mettere meno o, meno, metto meno meno out, fa la stessa cosa. Ok? Quindi il passing dei parametri abbiamo già fatto, che è la prima metà dell'esercizio, ok? A questo punto si tratta di andare a vedere, di far partire il programma. Prego. Possiamo copiare liberamente parte di questo manuale? Assolutamente. Ovviamente se copiate il codice del manuale, quello che si manda, dovete anche modificare per fare quello che vuole. È lì apposta, eh? Non lasciatevi influenzare da quelli che dicono che non occorre copiare, che è vietato copiare. Vi ricordo il mio un brano che molti conoscono, avete mai letto di Celode che copia? Cercatelo, è il manifesto di non siamo pirati.org. È un po' il mio blog, non siamo pirati.org. Ok, allora a questo punto andiamo a vedere la seconda parte. Bisogna andare a rileggere il manuale, perché c'è una cosa che... Dov'è il manuale? C'è una cosa che non abbiamo notato. Cosa succede quando quando non riconosce più i parametri? E vedete la opt-in, che opt-in punta a ciò che rimane, ok? Quindi se io faccio qua ls, ovviamente l'ls non lo riconosce più, però se io adesso faccio qua giù extra per cento s e dico argv di opt-in,
extra, vedete, ls ha tirato lì ls, poi quindi dice non so più cosa fare perché non è un parametro, e quindi mi basta prendere quello come comando da lanciare, ok? Prendo. Se io ora volessi lanciare l'ls o quello che è, io cosa faccio qua? Quello che ho fatto prima, exec vp di argv di optind argv più optind, prima ne ho eliminato uno, quindi elimino tutti quelli fino a ciò che non riconosco, ok, meno fino a quando li riconosco li prende, poi inciampa e dice e adesso quello che segue è il comando da eseguire, e quindi adesso se faccio così vedete che è partito l'ls, ok? Se io mettessi ls barra mi farebbe ls barra perché ha tolto i parametri, se io sono rimane a questo punto bisogna fare la ripetizione, quindi semplicemente qui if in file diverso da nulla, a me piace sempre scrivere diverso da nulla, qui molti programmatori che vanno di fretta scriverebbero solo if in file, ok, vuol già dire diverso da nulla. Cosa faccio? Int fd uguale open in file. Stiamo facendo una ridirezione di input, quindi ho read only, poi qua ci vorrebbe if fd, questo lo mettiamo dopo se abbiamo tempo, per ora guardiamo che vada, poi controllo che se c'è un errore. Quindi faccio dub2 di in file su 0, quindi ho ridirezionato lo standard input. Out file write only o trunk o create e lo mettiamo 1, ok, manca qua su per file control per questo. Meno i prova.c cat, quindi lancio cat, voglio che prenda l'input da prova.c, vediamo c'è qualcosa che non funziona, mi dicono cosa? No, perché abbiamo ridirezionato l'input, vediamo cosa c'è. Cosa? Cat dovrebbe funzionare come cat minore prova.c, ok? Perché abbiamo fatto meno i prova.c e adesso abbiamo qui in file, ecco perché sono io non molto. Sì. Non ha niente, ma gli abbiamo i file rimangono aperti, gli abbiamo cambiato lo standard input con i file, quindi cat che sarà diverso lo standard input, ma standard input
l'abbiamo riassegnato. Nella fretta ho messo. È buffo che non se ne sia accorto. Gli ho passato una stringa. Sarà meglio dirgli. Vabbè. Ecco. Quello ha funzionato. Ha preso l'input da lì, ha fatto cut. Lo stesso l'output. Adesso che funziona, potete sbizzarrirvi a togliere i buoni, metterlo usage carino. Ma adesso. Sì, certo. È già lì, ma lo guardiamo. Scusa? Non ti sento. Quando abbiamo cambiato lo standard che ecco. Abbiamo cambiato lo standard e quando facciamo il send rimangono i file aperti. E ripetiamo i file aperti. E quindi lì poi è così che fa la shell fare la migrazione. Ok? Quindi in un'ora abbiamo fatto un compito e mezzo, avremmo preso 40-55 punti, 30. Dai, in un'ora e mezzo quelli che sempre io ho la metà, faccio quello che posso, quelli che metti i giovani, dovete non tornare a continuare ma molto più velocemente di quanto vi passa. Va bene, l'unico mezzo. L'unico modo per interpretare queste cose è allenarsi. Un consiglio vi do, è vero che durante il compito potete consultare tutto, potete ovviamente potete parlare con terzi, traccio le vostre comunicazioni, se ne traccio scopro comunicazioni ovviamente. Lo sapete, la mia regola è se giochiamo in maniera onesta, vediamo delle cose che provengono, appena si passa già le regole. Però una cosa che ci può aiutare è avere a disposizione il database, non che i vostri colleghi hanno pensato nemmeno con la chiavetta o tenevano sulla home directory. Gli esercizi che avevano svolto come prove, in modo che avendo il tipo di esercizi svolto come prove, uno dice: ma guarda, questa sì, è quella la prova deve essere risolta. Ok? E quella non c'è una finale, certo. Ricordatevi che la mia ideale di prova pratica è vedere come, messi in una condizione lavorativa normale, voi siete in grado di risolvere il problema. Quindi in una condizione lavorativa normale, la vostra documentazione, io ho un enorme elemento chiamato test, plurale, in cui ho una lista di prove catalogate e per me è utilissima. Perché nel momento in cui voglio andare a cercare un risolvere il problema, vado a vedere che mi ricordo che ho risolto un problema simile. Ok? Vediamo un attimo.